noi abbiamo iniziato la collana Sessismo e Razzismo nel 2010 e si è fatta notare, si è fatta strada perché intreccia sessismo, razzismo e femminismo. Ed è abbastanza introvabile una collana di questo genere. Ha una bussola che è quella femminista, che è quella di far parlare diversi e dialogare diversi femminismi, che è contro il femminismo punitivo, repressivo, il femminismo dogmatico e così via. Quindi abbiamo dato voce alle donne bangladesi, alle donne migranti in generale, alle donne sudamericane che vivono in Italia e così via, alle donne delle primavere arabe. Questo è un filone che ha proseguito negli anni. Un altro filone è proprio il dibattito femminista. C'è una specie di dizionario che abbiamo fatto, Femministe a parole, dove si affrontano i temi più spinosi, li abbiamo chiamati grovigli. Un altro filone ancora riguarda la violenza contro le donne, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista, anche qui molto nuovo, dei centri che non solo quelli che assistono le donne vittime, ma quelli che si occupano degli uomini autori di violenze contro le donne. Sempre sugli uomini abbiamo affrontato il tema degli uomini che pagano le donne e quindi di nuovo il discorso della prostituzione, più tutto un filone di carattere storico secondo il pensiero postcoloniale, l'intreccio tra sessismo e razzismo nel colonialismo italiano in Africa, quello che ancora si vede dell'eredità del colonialismo italiano. Considero questa riflessione che faccio in due libri di cui sono la curatrice nella collana, ecco, considero questa riflessione sull'amore tra donne e uomini e l'apertura verso altre forme di amore, di relazioni e di rapporti affettivi e sessuali come una necessaria continuazione del femminismo. Cioè, se il femminismo è stato una rivoluzione di liberazione, ecco, occorre pensare, riflettere anche al fatto che non si devono escludere e neanche includere in maglie troppo strette quelle cosiddette minoranze, che non sono minoranze tanto dal punto di vista quantitativo, ma definite da una maggioranza eteronormativa. Si usa dire. La collana Sessismo e Razzismo è edita dalla casa editrice EDS, che è la casa editrice della CGIL, e fa riferimento all'associazione Centro Riforma dello Stato, che ha anche altre collane. Abbiamo un comitato scientifico in cui ci sono rappresentanti di vari filoni di pensiero del femminismo, insomma.